Ciao ragazzi, benvenuti alla video recensione delle Ubsound Dreamer, che sono le prime cuffie di Ubsound, la casa, nuova casa italiana per quanto riguarda l'audio, soprattutto in questo momento l'audio portatile. Precedentemente abbiamo recensito le loro Fighter, che sono degli auricolari in-ear. Mentre questa volta recensiamo le nuovissime Ubsound Dreamer. Le abbiamo ricevute e testate per un mese e con test tecnici che poi dopo di cui vedrete il video e ovviamente anche acustici. Il bundle non è estremo, c'è questo sacchetto in velluto per il trasporto, però diciamo che ecco, non è che tutti lo forniscono di base. Il costo a cui vengono vendute è all'incirca 100 euro e ecco, queste sono le cuffie. Il materiale principale di costruzione è la plastica. Plastica che viene riproposta ovunque e niente, è comunque una buona plastica di tipo lucido e quindi anche resistente. Viene proposto un archetto imbottito con e ricoperto di pelle, similpelle, ecco. Ovviamente è sempre pelle sintetica, con comunque le chiusure ben rifinite con dei buoni punti. I pad sono anch'essi in similpelle, sono abbastanza comodi, ma diciamo che il rodaggio è utile sia per far suonare meglio le cuffie, per stabilizzarle, sia per rendere più morbidi questi pad che all'inizio risultano essere un po' duri. Il rodaggio consigliato dall'azienda è di 30 ore, quindi un rodaggio veloce, però sicuramente necessario perché comunque prima di 10 ore non tireranno mai fuori un grande basso. Interessante è dire che il design è di tipo chiuso e il padiglione è montato su una struttura che ne permette il movimento tramite una giuntura. Inoltre l'utilizzo anche mobile è indicato anche dal microfono, che è un buon microfono unidirezionale per la voce, push to talk, e appunto chi parlava con me al telefono non si è lamentato di nulla, anzi ha indicato un miglioramento della qualità della voce e anche una maggiore pulizia e una maggiore focalizzazione sulla voce. Ma ora passiamo a raccontare un po' come suonano le Ubsound Dreamer. Allora, in game, perché possono essere utilizzate anche in situazioni di gaming, hanno una buona resa, ovviamente essendo chiuse, hanno una capacità di minore riproduzione di tutto lo spazio, quindi lo spazio sembra più piccolo, però questo è tipico di tutte le cuffie chiuse se confrontate a delle cuffie aperte. Però l'immersione nel gioco era ottimale, fosse esso un gioco di ruolo, un first person shooter,
gestionale, quindi dove la musica comunque deve essere accompagnante per tutto il gioco, e oppure anche gli strategici, quindi una capacità di riproduzione estesa a tutte le tipologie di gioco, capacità che permette anche di non solo dare un direzionale, ma anche di restituire alcuni dettagli di fondamentale importanza. Questo perché comunque, sebbene l'azienda ne dichiari leggermente i V-shaping, questo non vuol dire che suoneranno solo i bassi, ma appunto suonano anche i medi e gli alti, come poi vedrete nella sezione dedicata, nel video dedicato alla risposta in frequenza. E poi, parlando invece di come suonano con la musica, il palcoscenico ovviamente, essendo una cupola chiusa, è più ristretto, però gli strumenti sono ben posizionati, anche se poi ricordo la fascia di prezzo che è di 100 euro, gli strumenti talvolta, qualche volta risultano un po' legati tra di loro, qualche imperfezione si sente. Poi talvolta comunque si potrebbe dire che ci sono troppi bassi, anche perché effettivamente sono a più 10 decibel rispetto alla frequenza di riferimento. Poi dopo c'è anche sicuramente diciamo una minore potenza di suono all'interno, al di sotto degli 80 Hz, quindi nelle prime due ottave. Tuttavia, quello che stupisce di queste Dreamer è che le rende in linea, diciamo, con le migliori cuffie pari fascia di aziende anche importanti, è la loro capacità di donare e scovare il dettaglio. Ovvio, non sono le cacciatrici di dettaglio, che tutti i dettagli presenti all'interno di un brano si trovano e vengono sentiti perfettamente. Anche perché non stiamo parlando di cuffie da 1000 euro, ma di un ordine di prezzo inferiore, quindi diviso per 10. Quindi, però restituiscono dettaglio e quindi si riesce anche a apprezzare un brano musicale non solo in modo generico e generale, ma anche con un ascolto un po' più appassionato e addentrato. I midi sono perfettamente ben tenuti e appunto ben controllati, gli alti sono presenti anche se ancora con meno potenza rispetto ai bassi, però questa presenza degli alti permette anche alle cuffie di essere un po' più ariose e meno cupe rispetto ad altre. Praticamente questo che si sente anche con un impianto da casa può essere tranquillamente sentito anche con un impianto da mobilità. E con l'impianto di mobilità e le naturali, appunto, il naturale confronto viene fatto con cuffie di parecchia fascia che permette continuamente di poter dire che queste cuffie sono comunque hi-fi, anche se nel livello più basso dell'hi-fi, però fanno ad un boccone auricolari in-ear pari costo e cuffie anche pari costo che della cuffia hanno solo la forma ma non il suono, perché appunto non restituiscono solo una banda specifica dell'audio, ma riescono a riprodurre l'interezza di quello che noi udiamo. E riescono pure, grazie a un driver veloce,
a essere anche dettagliate su tutta la banda e non solo su un pezzo. Quindi sono cuffie che hanno soddisfatto, anche se ricordo che vanno pilotate, diciamo, con serietà. Non ci vogliono chissà quanti volt o ampere, si tratta di un centinaio di milliampere, poco più, e 4 volt di amplificazione, però una volta amplificate bene, appunto, si ottiene questa completezza musicale che ridona in un suono, parlando genericamente, comunque di naturalità e dettaglio. Questo è tutto per la video recensione. Al prossimo video. Ciao ciao!